Ciao a tutti, io sono Giuseppe Raudino e in questa puntata continuo a raccontarvi il mio romanzo Stelle di un cielo diviso, edito da Alessandro Polidoro Editore. La volta scorsa abbiamo concluso il primo capitolo e abbiamo lasciato la protagonista e voce narrante Catherine, dopo averla vista ritornare in albergo, un po' scossa dall'incontro, o meglio dall'avvistamento di Yasim. Per chi volesse seguirmi, può prendere il mio libro e aprire a pagina 15. Il secondo capitolo si apre, con Catherine, che è ritornata in albergo e che sta sdraiata sul letto a fissare il soffitto. In questo momento si sta chiedendo un po' quale sia stato il senso, di quell'assurda idea di andare fino in ospedale per provare a vederlo, a provare a vedere Yasim. E, a quanto pare non è stata una scelta ponderata, è stata una scelta impulsiva, e questo devo dire che rivela un aspetto importante del carattere di Catherine. Addirittura dice di sentirsi un po' in colpa. Si sente in colpa e non capisce proprio il senso di questa colpa, perché effettivamente non ha fatto nulla, non l'ha neanche guardato, non si è fatta riconoscere. Ebbene, da questo momento comincia a ricordare il passato, e a fare da tramite tra il presente e i momenti passati sull'isola di Cipro quando lei era studentessa, quindi da fare da tramite, da legame, è il caldo. Il caldo, lei se lo ricorda benissimo, ai tempi in cui frequentava l'università, non è che i condizionatori fossero così popolari come lo sono oggi. E quindi l'unico modo per rinfrancarsi dalla calura estiva era quello di andare al mare. Quindi ricorda che passava spesso delle giornate al mare. E tutto quello che, di cui aveva bisogno era un buon libro e un asdraio e prendere soprattutto il sole. Ora sappiamo che Catherine è inglese, ha l'aspetto e la carnagione tipicamente nordiche, e questo fa sì che sulla sua pelle compaiano una sorta di piccole lentiggini che poi magari spariscono in inverno, ma quando prendeva il sole erano lì, erano presenti. E aveva questo accenno di rosa un po' sotto gli occhi e anche il segno del costume, insomma, il suo corpo, nonostante fosse di carnagione molto chiara, riusciva abbastanza bene ad abbronzarsi. E il pensiero del mare le fa propendere per un'altra decisione, cioè quella che doveva essere l'idea e il piano originali per quella giornata. Ricordiamo che è appena arrivata a Cipro, è lì dalla sera prima, e il primissimo piano che avevo per quella giornata, all'indomani quando si sveglia, era quello di indossare un bikini e andare al mare. O meglio, andare al mare, forse portarsi il bikini e cambiarsi in una cabina balneare. Se il caldo è il primo elemento che fa passare dal presente al passato, quindi che fa ricordare il passato trascorso a Cipro a Catherine, il bikini e l'abbronzatura sono il secondo elemento che fanno ancora più
ricordare, se vogliamo in modo più profondo, uno spaccato del passato di Catherine, ed è proprio il primo incontro con Yasim. Quindi sappiamo che il primo incontro con Yasim è stato al mare. E infatti dice che quel giorno Catherine indossava un bikini simile a quello che aveva con sé nella stanza di albergo adesso nel 2000. Era un bikini con dei lacci sottili che si annodano sui fianchi e sulla schiena. Quindi un costume un po' che lasciava scoperta buona parte del corpo, un bikini forse un po' azzardato se consideriamo che ci troviamo a Cipro negli anni 80 e che forse riflette la differenza tra i costumi un po' più aperti, la mentalità più aperta, potremmo dire una certa facilità a mostrare il proprio corpo, tipico dei nordici, rispetto a quel pudore, a quel senso di castigazione che ci si potrebbe aspettare più a sud. Forse magari oggi non è più così, o comunque la differenza si è ridotta tantissimo, ma ricordiamo che Catherine era al primo anno di università e siamo all'inizio degli anni 80 a Cipro. Quindi quel giorno, quel pomeriggio, era un pomeriggio presto, dopo le lezioni, insieme a un gruppo numeroso di matricole, Catherine va in spiaggia. E c'è una struttura balneare che potremmo definire essenziale, nel senso che forse c'era qualche ombrellone, appena un chiosco, e poi c'erano due pali, probabilmente sì, due pali arrugginiti che tenevano sospesa una rete per giocare a beach volley. E quindi, insieme ai compagni di corso, Catherine si avvicina a questo rettangolo di gioco dove si stava appunto svolgendo una partita a beach volley e si siedono ai margini del campo aspettando che arrivi anche il loro turno e che poi possano giocare, possano usufruire di questo campo in spiaggia. Là vicino c'era una tribuna in legno molto, molto essenziale, molto, molto semplice, e vicino a questa tribuna di legno si poteva un po' approfittare di una piccola area d'ombra, per cui Catherine va a sedersi là vicino a ridosso di questa tribuna e si siede sulla sabbia con le gambe incrociate. Accanto a lei, ed ecco questa è la prima volta che viene introdotto un altro personaggio molto importante, la migliore amica di Catherine, che si chiama Mary. Accanto a lei c'era Mary, che invece si concentrava proprio sulla partita, stringendo le gambe come se le abbracciasse e appoggiava il mento sulle proprie ginocchia. Quindi a un certo punto Mary cattura l'attenzione dell'amica Catherine e le fa notare come qualcuno la stia guardando. Quel qualcuno era un ragazzo dal fisico asciutto, dai capelli scuri, un po' disordinati, appena appena lunghi, e la voce narrante, cioè Catherine, ce lo descrive come qualcuno in possesso di un corpo, che mostrava equilibrio e proporzione. Immediatamente, ancora non è stato rivelato il nome, che sarà Yasim, immediatamente parte un
una comparazione con quello che era il ragazzo, il fidanzato di Catherine di quel momento, che si chiamava Angel. Angel appare sin dall'inizio l'opposto di Yasim. Angel, che è un ragazzo anche lui britannico come Catherine, è slanciato, è molto magro, ha anche lui dei muscoli, ma non è così, come dire, non è così maschio, è un po' efebico, non è così maschio come Yasim, il quale prende la palla da beach volley e la riesce a colpire con una violenza che alla voce narrante fa pensare a una forza nascosta. Proprio usa questo termine nel testo, una forza nascosta al limite della brutalità. E questa forza non compromette comunque l'agilità, quindi è un tipo di agilità, una potenza esplosiva che si mostra all'improvviso e si ritira un istante dopo. Catherine ammette che Mary aveva ragione, nel senso che Yasim lanciava delle continue occhiate veloci a Catherine. E Catherine, guardandolo, cominciava a sovrapporre la figura di questo ragazzo, Yasim, a quella del suo fidanzato, Angel. Magra. Una figura magra, quella di Angel, una figura glabra, una figura chiara di carnagione. E ci dice che era una settimana che non si sentivano col suo fidanzato e ammette che in quel momento non le mancava, non le mancava, quindi ammette che non le mancava e se lo immagina a Londra, intento a scrivere la tesi dal lunedì al venerdì e poi ce lo descrive ubriaco dal venerdì alla domenica con i propri amici a Londra. Quindi Angel è un ragazzo che sostanzialmente vive a Londra dove studia, ma ha in qualche modo un rapporto con l'isola di Cipro. E questo rapporto si scoprirà che era dovuto all'attività dei genitori i quali vivevano a Cipro e facevano parte del mondo diplomatico. Ebbene, torniamo a Catherine che sta ancora guardando la partita e quando finiscono, quindi quando i giocatori, la squadra di Yasim e quell'avversaria finiscono di giocare, c'è qualcuno del proprio gruppo di Catherine che li conosce, che conosce il gruppo che stava giocando prima. E a quel punto fanno sì che ci sia un giro veloce di presentazioni. Yasim le si avvicina e visto che vengono presentati le tende la mano, ma lei non riesce nemmeno a sentire il nome. C'è un po' di confusione, un po' di fretta, o forse non riesce a sentire il nome perché c'è qualcos'altro che la colpisce, che colpisce Catherine, ovvero lo sguardo di Yasim che si posa su di lei in modo arrogante, come se lei fosse stata come se lei fosse stata un oggetto. E quindi vede gli occhi di Yasim che per un attimo incrociano gli occhi di Catherine e poi proseguono giù come se la scansionassero, come se la osservassero minuziosamente lungo tutto il corpo, fino ai piedi. Quindi lo sguardo di Yasim dagli occhi di Catherine scende giù fino ai piedi di Catherine e poi risale di nuovo. E quello lo trova da un lato offensivo, ma soprattutto inaspettato. E lo trova così inaspettato che non ha neanche il tempo di rendersi conto di quanto offensivo sia stato.
Catherine però si rende anche conto che nel momento in cui lui la guarda in questo modo, quindi come se fosse stato un oggetto, c'è anche qualcosa che ha a che fare con l'ammirazione. Questo forse vorrebbe essere un modo da parte di Catherine per indicarci come lei sia particolarmente brava a considerare le altre culture, a considerare la differenza culturale che può sussistere tra qualcuno del nord e qualcuno del sud, tra un inglese e un cipriota o tra un inglese e un turco, fra due persone di diversa nazionalità che hanno modi, costumi, abitudini diverse e il modo anche di rapportarsi con le altre persone è diverso. Per cui, sì, da un certo punto si sente offesa, però capisce che forse era quello il modo di Yasin di ammirarla. A quel punto mi sembra che Catherine cominci a fare un po' la civetta, che si compiaccia del fatto di essere ammirata, e allora lascia, proprio dice così, lascia che gli occhi di Yasin continuino a contemplare il suo corpo, mentre lei lentamente si avvia verso la rete e comincia la partita. È come se avesse sentito proprio lo sguardo pesante, forte, maschio di Yasin su di lei, ed è uno sguardo, dice proprio questo Catherine, è uno sguardo che nessun ragazzo per bene della cerchia degli espatriati britannici che lei frequentava avrebbe mai usato. Nessuno tra gli inglesi che lei conosceva e frequentava avrebbe mai avuto il coraggio di posare i propri occhi su di lei in quel modo. E qui non perché lei non fosse bella o non perché il suo corpo non meritasse di essere guardato, ma proprio perché gli espatriati britannici sono presi, così li descrive, da discorsi infarciti di birra e di carriera. Quindi hanno per la testa altre cose. Saranno anche un po', saranno anche un po' più prevenuti o saranno anche un po' più timidi. Non sarà il loro costume fare così o rivolgere uno sguardo insistente in quanto è considerato poco educato, offensivo, ma soprattutto sono anche distratti da altri pensieri piuttosto che dalle donne. E allora, torniamo al presente, siamo nel 2000, c'è stato questo breve racconto, questa breve digressione nel passato, questa analessi. E adesso torniamo nel 2000, siamo a pagina 18, sempre nel secondo capitolo, in cui troviamo Catherine, che ha deciso di andare nella stessa spiaggia in cui era avvenuto l'incontro con Yasin, quindi nello stesso posto in cui si erano conosciuti vicino al campo da beach volley. E adesso vede che, insomma, sono passati diversi anni, Cipro è diventata sicuramente un po' più moderna, un po' più bella, un po' più brava ad accogliere i turisti, e il chiosco infatti è diventato un chiosco più grande, un bar più grande, più moderno, con una terrazza ampia, tanti tavolini in bambù, quindi non beh, ci potremmo immaginare che negli anni 80 ci fossero delle sedie, dei tavolini di plastica. Adesso sono dei tavolini in bambù o di vimini intrecciato, che fanno l'ambiente un po' più raffinato, e gli ombrelloni che c'erano allora sono adesso cresciuti in numero,
La tribuna di legno è completamente sparita e il campo da beach volley è stato spostato di qualche decina di metri per dare più spazio alle sdraio nuove. Catherine va a sedersi al terrazzino di questo bar, c'è la veranda, da lì il suo sguardo si può posare sul mare, che è di un azzurro scintillante, così lo descrive, e dice appunto che il colore del mare è certamente rimasto lo stesso. Ci sono tanti cambiamenti, tutto è più moderno, più bello, più raffinato, diverso. Ovviamente si sottintende che è diverso anche perché Yasim non è più là, ma il mare e il suo colore sono rimasti uguali. A quel punto Catherine ordina un caffè, si fa portare un caffè e istintivamente, nell'attesa, si porta una mano al polso, ma non trova il bracciale. Noi sappiamo che abbiamo visto nella prima puntata che Catherine continuamente ha sviluppato questa specie di tic. Si tocca sempre il bracciale quando deve prendere una decisione, quando è nervosa, quando non lo sa neppure lei. È un movimento che è un gesto che fa inconsapevolmente. E questa sensazione che il bracciale non è più là, l'abbiamo visto che l'ha lasciato sulla panchina vicino all'ospedale. Ebbene, questa sensazione che il bracciale non è più là diventa la sensazione che le manchi qualcosa. Non fa nemmeno in tempo a rendersi conto di quanto le manchi il bracciale nella sua quotidianità, questo braccialetto, che arriva il caffè. Ed è un caffè, ovviamente, un caffè turco. Cos'ha il caffè turco di particolare? Il caffè turco ha una schiuma molto, molto densa, molto scura, molto compatta sulla superficie. Si beve in una tazzina simile a quella del caffè italiano, nel senso che la grandezza più o meno è la stessa, casomai leggermente più grande, poco poco, ma la stessa quantità più o meno, di solito quasi fino all'orlo, è riempito quasi fino all'orlo, e a differenza di quello italiano, nel caffè turco i sedimenti, quindi il caffè stesso, i granuli, sono presenti nella bevanda, non vengono filtrati. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna aspettare qualche minuto affinché questi residui di caffè, questi granuli, si depositino sul fondo della tazzina, in modo tale che quando poi si beve il caffè, si beve la parte sovrastante, quindi liquida, e si lascia sul fondo i cosiddetti fondi di caffè. Ebbene, bevuto il caffè, passa il cameriere per ritirare la tazzina, dà un'occhiata a questi fondi e rivela. Fa quasi una specie di profezia, rivela che presto avrebbe incontrato, più che incontrato una persona, che avrebbe fatto un incontro lieto, un incontro importante. E dobbiamo sapere adesso, e questo anche Catherine lo racconta, che in Turchia, anche a Cipro, insomma nei paesi mediterranei, sono fanatici per la lettura dei fondi di caffè. Cioè, nel modo in cui, dopo aver bevuto il caffè, si dispongono questi fondi, si possono trarre degli auspici per sapere qualcosa del futuro. Ovviamente è un trarre
degli auspici è una pratica che potremmo senza ombra di dubbio definire una pratica superstiziosa, ma che completamente parte integrante della cultura turca. Ebbene, Catherine risponde che spera che sia così, che spera che il cameriere abbia ragione e che questo lieto incontro ci sia, perché un lieto incontro fa sempre piacere. E in questo modo si conclude il secondo capitolo del romanzo Stelle di un cielo diviso e siamo arrivati a pagina 19. Passiamo a pagina 30, si apre il terzo. Scusate, passiamo a pagina 20, si apre il terzo capitolo e siamo ancora nel presente, nel 2000, a Cipro. Catherine ci racconta che ama tantissimo passeggiare al tramonto lungo la battigia, quando la spiaggia è deserta e il sole basso sull'orizzonte proietta delle ombre sull'umidità dell'arena che la fanno apparire molto allungata e spigolosa, appuntita. Catherine dice di volersi concedere ancora 5 minuti prima di chiamare il taxi e poi di tornare a Nicosia. Nicosia è la capitale di Cipro. È nel cuore dell'isola, quindi sappiamo che è andata al mare prendendo un taxi, che il mare non si trova vicinissimo, insomma, che era un posto abbastanza lontano. E possiamo benissimo immaginare che si tratti nella zona nord-occidentale di Cipro. E mentre aspetta il taxi, Catherine si chiede cosa sarebbe successo se lei, anziché inseguire le ambizioni lavorative, fosse rimasta effettivamente per sempre a vivere sull'isola. Certo, è un pensiero che sicuramente non l'aveva sfiorata finora. È un pensiero che non si è fatto mai venire in mente durante gli ultimi anni, da quando ha lasciato Yasim e per tutti quegli anni che ha lavorato alle Nazioni Unite. Ed è un pensiero che stranamente le viene adesso. Chissà come sarebbe cambiata la mia vita se fossi rimasta qui. Già a partire dall'adolescenza e poi i primi anni della maturità, si rende conto durante quegli anni che l'isola le sta un po' stretta. Ci sono tanti problemi sociali, ci sono tante discussioni, soprattutto politiche, che non la interessano più di tanto, almeno la interessano, ma non al punto da sentirsi parte di queste discussioni. La possono interessare come la interessano adesso nel 2000, dal punto di vista delle relazioni internazionali, di quello che ha studiato, di geopolitica, ma non come qualcuno che le vive dal di dentro. Quindi, per qualcuno che non è completamente preso da queste beghe politiche dell'isola, tutto sa di provincialismo e quindi lei ha preferito una carriera internazionale all'estero, a Londra e poi un po' in tutto il mondo, girando tutto il mondo. Dice che se fosse rimasta, visto quello che aveva studiato, forse avrebbe trovato un lavoro dignitoso, rispettoso, in qualche sede governativa, quindi avrebbe forse lavorato negli uffici di qualche ministero, oppure al massimo,
avrebbe fatto l'interprete, perché sappiamo che parla bene diverse lingue, oppure avrebbe potuto far carriera all'università, visto che, come ci racconta, il professore con cui si era laureata le aveva proposto di fare un dottorato e di diventare suo assistente. Ma lei appunto rifiuta perché aveva troppa voglia di fare esperienza del mondo e non voleva sicuramente restare ancorata in un posto dove non si sentiva al centro del mondo, in un posto così periferico. Quindi ecco che nuovamente torna a parlare dicendo che subito dopo la laurea torna a Londra e lascia Cipro senza esitazioni. E adesso comincia a chiedersi se Yasim l'abbia mai perdonata o no. Ecco. Perché a quanto pare lui credeva, o forse si illudeva, specialmente all'inizio della loro storia, che avrebbero potuto farsi una vita insieme sull'isola. Mentre lei si rende conto che il legame che c'era all'inizio cominciava a perdere il proprio slancio dopo i primi anni. E per cui la scelta di partire, di lasciare l'isola dopo la laurea era quanto di più scontato potesse esserci. Dopo questa digressione su ciò che l'ha spinta ad andare via, passa un po' ad analizzare la propria nostalgia, cioè si rende conto che c'è qualcosa di subdolo che si sta insinuando nella sua testa e che è dovuto a un insieme di fattori. Quali sono questi fattori? Sicuramente la luce, il primo è la luce, è una luce che investe e stordisce. È la luce mediterranea cipriota che non di sicuro non si trova a Londra ed è una luce che abbaglia, che non lascia indifferenti. Allo stesso modo, odori e profumi. Abbiamo visto che il primo odore con cui entra a contatto è quello della campagna cipriota nel primo capitolo. Poi abbiamo visto che un altro odore o profumo con cui entra a contatto, vero o immaginario che fosse, era stato il profumo di Yasim nella stanza d'albergo. E quindi i profumi e gli odori dell'isola fanno un po', accrescono questa nostalgia. Perché dice questo? Perché Londra, o l'Europa del Nord in generale, sembrano aver fatto bene il proprio lavoro nel farle assopire i sensi. Cioè, a questo punto, una volta tornata sull'isola, la nostalgia e questo senso di particolare moto dell'animo che si sta invadendo, che sta invadendola, è possibile perché la luce e i profumi la stanno risvegliando. La stanno risvegliando, facendolo uscire da quel sonno, un po' verrebbe da parafrasare un filosofo famoso che parlava di sonno dogmatico. Ecco qui. Forse non è un sonno dogmatico, ma senza dubbio è un sonno indotto dal freddo, dal grigio e dal ritmo di vita frenetica che si trova nel nord. Quindi, se il vecchio continente, l'Inghilterra, l'aveva privata di odori e sapori, adesso a Cipro questi odori e questi sapori stanno tornando in lei e per lei sotto forma di salsedine, di caffè, di zagara, di campagna. Quindi
tutto ciò che ha a che fare col mare e con la terra, e poi di cibo e sudore. Lo stesso cibo, lo stesso sudore, soprattutto il primo è ancora legato alla terra, ma si lega anche al corpo, perché col cibo ci nutriamo, si nutre il corpo, e il sudore, in quanto una secrezione, è anch'esso un odore forte che a Cipro si sente. Cipro non avvolgendoti con quel freddo che c'è nel nord dell'Europa, lascia che il tuo corpo emani, trasmetta questo odore. E questa è una grande differenza che c'è, ancora una volta, tra nord e sud. Quindi se volessimo ricapitolare un po' di grandi temi che abbiamo incontrato finora nei primi tre capitoli, e che poi saranno sviluppati, potremmo dire che uno dei temi principali è senza dubbio la dicotomia tra nord e sud. Un altro grande tema è senza dubbio la superstizione, il braccialetto, l'occhio di Osiride, occhio di Allah, per tenere gli spiriti cattivi lontani, e la superstizione nella lettura dei fondi di caffè. E un altro grande tema è senza dubbio la nostalgia e il ricordo che cambia gli equilibri del presente. Per oggi siamo arrivati alla conclusione del terzo capitolo, che era un capitolo molto breve, e vi ringrazio per l'ascolto e spero che vogliate seguirmi ancora con il quarto capitolo nella prossima puntata. Grazie ancora per l'ascolto e se volete, alla prossima.